Green Hunter è formato da quattro elementi verticali, dai quali fuoriescono delle cortine d'aria. Quindi ci sono quattro elementi verticali, ma ci sono anche altre cose. C'è una stazione meteo, quindi sono dei sensori che captano in ogni momento la direzione del vento, la velocità del vento, la temperatura, la presenza delle persone. Questi dati vengono inviati a un computer, a un PLC, che è stato programmato con un algoritmo. E quindi succede che il WinHunter è un sistema che risponde in maniera automatica ai cambiamenti meteorologici in atto. E quindi l'insieme di queste cortine d'aria fa sì che si crei all'interno dello spazio, all'interno, diciamo, dietro il guidante, uno spazio completamente protetto, nel quale il vento non entra, perché il vento in effetti è deviato ed è decelerato. Il guidante è frutto di 15 anni di studi e ricerche, quindi è stato lungo arrivare alla messa a punto. Il guidante permette la creazione di spazi protetti dal vento, e quindi confortevoli, che hanno una forma che assomiglia a quella di una goccia allungata. Funziona quindi nella maniera seguente: ci sono questi quattro elementi dai quali fuoriescono delle cortine d'aria, e in effetti la risultante tra queste quattro cortine d'aria e il vento che arriva fa sì che si creano due grosse turbulenze, come due tornadi, che sono opposti e simmetrici, che fanno sì che il vento che viene verso il windhunter è deviato ed è decelerato. Il sistema si attiva se ci sono determinate condizioni, quindi si attiva se il sistema è acceso dal cliente, se il cliente è all'interno dello spazio da proteggere perché c'è un sensore di presenza, se il vento è superiore a una certa soglia, e se la temperatura è inferiore a una certa soglia. Abbiamo sviluppato un'app che diamo al cliente, quindi sarà lui a scegliere quali sono le soglie da dover impostare. Quindi il WinHunter è un sistema, è un'architettura energetica intermittente, intelligente quindi, che ha un buon grado di relazione con il cliente, ma che è impostata in maniera da avere un basso consumo energetico.